Martedì di fuoco in centro storico. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 13. In fiamme un appartamento al secondo piano di una palazzina in fondamenta della Senza a Canareggio. Un incendio devastante. In pochi minuti il rogo ha divorato la casa. Attimi di tensione tra residenti e passanti. Il tetto è crollato e una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo. Complicato l'intervento dei vigili del fuoco. Al lavoro 20 pompieri che hanno accerchiato l'incendio, agendo da terra da un'altana adiacente e dall'alto con l'elicottero che per più di un'ora ha fatto la spola con la laguna per recuperare l'acqua necessaria a spegnere le fiamme. Sul posto per coordinare gli interventi anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Loris Munaro. La fondamenta è stata messa in sicurezza ed evacuata nel tratto interessato dai soccorsi. Danneggiato dalle fiamme è anche un edificio vicino. In una città fragile come Venezia, il rischio che il rogo si propagasse velocemente era concreto.